Numeri negativi per la sanità abruzzese, lo sostiene il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che questa mattina ha presentato un dossier denominato Numeri e dati inediti che svelano il fallimento della sanità pubblica in Abruzzo. Oggi Regione Abruzzo si accorge che c'è una domanda espressa e non corrisposta di prestazioni sanitarie pari a 3 milioni di prestazioni sanitarie annue che non trovano soddisfacimento in Abruzzo. E che cosa fa? Trova l'unica soluzione che non doveva trovare, quella di autorizzare 97 erogatori privati in più. Ebbene, questa è una visione completamente differente da quella che abbiamo noi. A nostro avviso, con un quadro allarmante del genere, si dovrebbe, e questa è la nostra proposta, potenziare i distretti sanitari dove va fatta la specialistica ambulatoriale, riaprire i presidi sanitari di prossimità che devono erogare questi tipi di prestazioni, quindi offerta pubblica, potenziare i distretti e appunto andare a recuperare tutti quelli che sono i macchinari di diagnostica radiologica che troppo spesso troviamo all'interno degli ospedali a marcire, acquistati con soldi pubblici, parcheggiati all'interno di un reparto di un sottoscala e non attivati. Quelli vanno subito attivati. E poi un'ultima proposta è quella di una vera lotta alla corruzione. I dati ci dicono che la Regione Abruzzo ha la maglia nera per corruzione in materia sanitaria. Questo è quello che va fatto. Non è possibile scoprire che si declassa una sanità, ci si accorge che c'è una domanda espressa e non corrisposta e si dice al cittadino: beh, io ti apro 97 nuovi erogatori privati, puoi andare lì a pagamento. Questo non è una buona cosa.